Allora, siamo pronti a cominciare. Buonasera a tutti, io sono Matteo Martini e ho il piacere di chiudere con quest'ultima conferenza questo Open Day 2014 che abbiamo fatto di sabato per la prima volta e vi ringraziamo soprattutto di essere venuti e di aver contribuito a questo successo. Oggi sono venute tantissime persone e per noi è un piacere divulgare e far capire quello che noi facciamo in questi laboratori, appunto aprendo le porte dei laboratori e facendo venire voi per farvi vedere quello che facciamo tutti i giorni, quali sono le evoluzioni nel settore della ricerca e come giorno dopo giorno cerchiamo di progredire con le nostre conoscenze scientifiche. Abbiamo deciso di chiudere questo Open Day con una conferenza dal titolo abbastanza particolare. Come leggete, è una conferenza che tratta il tema dell'esistenza o meno degli alieni, intese come forme di vita extraterrestri intelligenti. Perché abbiamo deciso di chiudere con questa conferenza? Oggi vi abbiamo parlato in questa serie di conferenze ovviamente di quello che facciamo, ma soprattutto quello che speriamo di avervi trasmesso è il metodo scientifico che noi utilizziamo. Quindi con questa conferenza, con un titolo apparentemente strano, in realtà parleremo di scienza. Vedremo come è possibile applicare il metodo scientifico a qualcosa che è proprio all'opposto di quello che normalmente si intende come scienza. Come vedremo, la ricerca di forme di vita extraterrestri è in realtà scienza. Tante volte abbiamo provato a cercare, ci siamo interrogati su questo e con questa presentazione appunto vi faremo vedere qual è lo stato dell'arte, come si dice, della ricerca in questo settore. In particolare, la ricerca di forme di vita aliene normalmente viene intesa, come ho scritto, come prerogativa di fanatici, pazzi, visionari e normalmente, quando si parla di possibilità di trovare forme di vita extraterrestri intelligenti, di sicuro a cosa si pensa? A avvistamenti del tutto improbabili che soprattutto grazie alla rete internet vengono diffusi. Attraverso cosa? Attraverso video su YouTube, ad esempio, tutti palesemente falsi, che non fanno altro che creare disinformazione. Quindi noi oggi vogliamo approcciarci a questo problema in maniera scientifica, per capire cosa ci dice la scienza su questa particolare tematica. Come vedremo, le domande a cui cercheremo di rispondere sono le seguenti. È possibile ricercare scientificamente forme di vita extraterrestri intelligenti? La ricerca, soprattutto, si è mai occupata di questa tematica? E per ultimo, uno scienziato, inteso come un ricercatore, quindi una persona che sa applicare il metodo scientifico, può credere all'esistenza di forme di vita intelligenti? Quindi queste sono le domande a cui cercheremo di dare una risposta in questa conferenza. E come vedremo, parleremo di scienza, parleremo di probabilità, di statistica, ovviamente in maniera divulgativa. Quindi cercheremo di approcciarci a questo problema in modo chiaro, molto lentamente, senza utilizzare formule, ce ne sarà soltanto una. Quella purtroppo ce l'ho dovuta mettere, scusatemi, ma cercheremo di capire cosa questa formula ci sta raccontando. Partiamo dal 1950. Durante un pranzo, questi quattro signori, non quattro signori qualsiasi, ma parliamo di Fermi, Edward Teller, Hilbert York ed Emily Kominsky, discutevano durante il pranzo, anziché fare come tutti i maschietti e parlare di calcio o di cose più mondane, questi signori parlavano di che cosa? Di problemi aperti nella scienza. Pensate che pranzo, però erano fatti così. E uno di questi problemi era appunto l'esistenza o meno di forme di vita intelligenti fuori dal nostro pianeta. Durante questo pranzo, Fermi formulò una frase che poi è nota come il paradosso di Fermi, che dice semplicemente: dove sono tutti quanti? Ora, che cosa significa dove sono tutti quanti? È quello a cui cercheremo di dare una risposta adesso. In particolare, che cosa ci sta chiedendo Fermi? Se la possibilità di avere civiltà extraterrestre è così elevata, perché non li abbiamo incontrati fino ad oggi? Quindi questa è la domanda che ci dobbiamo porre e il problema a cui dobbiamo approcciarci in maniera scientifica però. In che modo? Dobbiamo considerare questa cosa.
Il numero di pianeti nel nostro universo è estremamente elevato. In più, se guardiamo alla nostra Terra, la vita sulla Terra si è sviluppata abbastanza rapidamente, visti i tempi cosmologici. E, data una forma di vita sul nostro pianeta, è solo una questione di tempo prima che arrivi l'intelligenza. Se io mi fermo e osservo la Terra è stata formata, si è formata la vita poi è diventata vita intelligente. Quindi potrei concludere che la probabilità che si formi una forma di vita intelligente in realtà è estremamente elevata. Però fate attenzione. Immaginate di fare questo esperimento. Prendete una monetina e giocate a testa e croce. Fate un solo lancio. Fate un lancio, vi esce testa. Che cosa potreste concludere? Statisticamente potreste dire che la probabilità che voi tirate una moneta e esce testa è il 100%. Se tiro una moneta esce testa. In realtà, come sapete, non è così. Quindi quello che dobbiamo capire è se la probabilità che la vita si formi e che diventi vita intelligente è così elevata come potremmo credere guardando al nostro pianeta. Inoltre dobbiamo considerare quanto è grande l'universo. Abbiamo qualcosa come 100 miliardi di stelle nella Via Lattea, 100 miliardi di galassie nell'universo. L'universo ha un'età di circa 14 miliardi di anni. In tutto questo tempo e con tutte queste, con tutti questi spazi utili in cui potrebbe formarsi la vita, è possibile che si sia formata la vita? Quindi è questa la domanda che dobbiamo porci. Quindi, se noi ci concentriamo su queste domande, guardando alla nostra esperienza di esseri umani, cosa concludiamo? Dovremo aspettarci un alto numero di civiltà nel nostro universo, civiltà, ripeto, intelligenti. Attenzione, a questo punto quindi è solo una questione di tempo prima che queste sviluppino la possibilità di viaggiare nel cosmo e venire ad incontrarci. Però il discorso non è in realtà così semplice. Rispondere al paradosso di Fermi non è assolutamente banale. Sono più o meno 70 anni che la ricerca si interroga per trovare appunto la risposta del paradosso di Fermi. Non è assolutamente banale. Adesso, dalle semplici considerazioni che abbiamo fatto a mo' di chiacchierata, cosa potremmo concludere? Dove sono tutti quanti? Esistono, ma non hanno ancora civilizzato l'intera galassia. Questa potrebbe essere un'opportunità. Oppure, esistono ma non sono nella nostra galassia, sono in una galassia lontana. In questo caso la probabilità di incontro è praticamente nulla, quindi non ci incontreremo mai. Oppure esistono ma non sanno dove ci troviamo e noi analogamente non sappiamo dove sono loro. Oppure esistono, sanno dove siamo ma non vogliono incontrarci. Anche questa è un'opportunità, insomma io avrei qualche remora a incontrare gli esseri umani. Oppure non esistono altre forme di vita intelligenti extraterrestri. Quindi, proviamo a ragionare sul paradosso. Quindi cerchiamo di capire se possono esistere forme di vita aliene intelligenti, però ragionando in maniera scientifica, non semplicemente dicendo io ci credo, io non ci credo, oppure io credo che, comunque ci osservino, qualcuno li ha avvistati, c'è stato il rapimento. No, approcciamoci al problema in maniera scientifica. In che modo? Ovviamente, quando parliamo di forme di vita intelligenti, abbiamo già escluso una forma batterica. Una forma batterica, una colonia batterica da qualche parte del nostro universo è comunque una forma di vita, ma non è una forma di vita intelligente, non è quello che stiamo cercando. Inoltre, queste forme di vita devono essere in un pianeta che è vicino a noi, in modo tale da poterci incontrare. Non solo. Devono essere in grado, per esempio per comunicare, di inviare comunicazioni fuori dal nostro pianeta. Non ultimo, all'inizio abbiamo detto che l'universo ha qualcosa come 14 miliardi di anni. Queste civiltà devono esistere oggi. Se una civiltà aliena è esistita 3 milioni di anni fa, da qualche parte nel nostro universo, in un periodo in cui noi non c'eravamo, l'incontro non è potuto avvenire. Allo stesso modo, se si formerà tra 1 milione di anni, chissà se ci saremo ancora noi. Quindi anche in quel caso la domanda che dobbiamo porci e l'affermazione che dobbiamo fare è che queste devono esistere oggi. Quindi devono essere, come si dice in scienza, in coincidenza. Ora, tutti questi discorsi che abbiamo fatto, come ho detto, a livello di chiacchierata, dobbiamo convertirli in linguaggio matematico. Questo è quello che fa la scienza.
Come funziona il metodo scientifico? Io osservo un fenomeno, oppure mi faccio una domanda su un fenomeno. Dopodiché, una volta che ho capito quel fenomeno, lo devo modellizzare, cioè devo costruire un qualcosa di matematico in grado di predire e comprendere quel particolare fenomeno. Questo è quello che facciamo nella scienza e è quello che vogliamo fare anche oggi. Dobbiamo convertire in equazioni, in numeri, quello che ci siamo detti. Tranquilli, faremo una cosa molto soft. Questa conversione in linguaggio matematico venne fatta per la prima volta nel 1960 da Frank Drake. Ora, Frank Drake non era il solito fanatico che pensava all'esistenza dei dischi volanti, no. Frank Drake era professore universitario alla Cornell University, era direttore del NIAC, il centro di studi sull'astrofisica e sull'astronosfera, e fu uno dei padri della radioastronomia. Inoltre sviluppò diversi programmi di ricerca per forme di vita alieni extraterrestri. Quindi, come vedete, domandarsi l'esistenza o meno di forme di vita aliene non è assolutamente banale, rientra nella scienza. Abbiamo già parlato di Fermi e di Drake, quindi non di due persone qualsiasi. Quindi l'approccio a questo problema è un approccio scientifico. Ora, questa è l'unica formula che c'è. Questa è quella che si chiama equazione di Drake. Messa così è abbastanza bruttarella. Ora, però, cerchiamo di capire che cosa ci dice l'equazione di Drake. Come ho detto, è stata scritta nel 1960, è un'equazione statistica il cui risultato è questa n, questa qui, dove n rappresenta statisticamente il numero di civiltà comunicative presenti oggi nella nostra galassia. Per calcolare questo numero dobbiamo considerare tutti questi parametri. Che cosa significano? Facciamo un esempio molto semplice, sapete come funziona la statistica, no? Allora, supponiamo che io adesso voglia conoscere, ad esempio, il numero di donne in questa sala che hanno i capelli biondi e hanno gli occhi azzurri. In linea di principio, come faccio a sparare questo numero? Posso regolarmi con la statistica. Quante persone ci sono qui dentro? Come sono distribuite normalmente uomini e donne? Quante donne in percentuale hanno i capelli biondi? Quante di queste hanno gli occhi azzurri? In questo modo ottengo che cosa? Il numero esatto? No, ottengo una stima. Una stima che sarà più o meno ragionevole. Quello che devo fare con l'equazione di Drake è esattamente questo. In che modo? Prima di tutto devo considerare il numero di stelle nella nostra galassia. Dopodiché, conosciuto il numero di stelle, devo andare a vedere dove la vita possa essersi sviluppata. Per fare questo, che cosa richiedo? Che esista un pianeta, poiché sono abituato a pensare alla razza umana, immagino una vita che si sia sviluppata grazie al carbonio, e quindi che pianeta cercherò? Ovviamente non un pianeta che ha una temperatura di 200.000 gradi, lì la vita intelligente sarebbe praticamente impossibile. Per semplicità cerco un pianeta simile alla Terra e vado a calcolare quanti di questi pianeti potrebbero aver sviluppato la vita. Dopodiché, come vedete, questi numeri rispondono esattamente a quello che ci siamo detti fino adesso. Quindi, dato il numero di stelle, che è il nostro campione statistico, vado a vedere la frazione di questi che presentano pianeti simili alla Terra, quelli in cui si potrebbe essere sviluppata la vita, e via via cerco di calcolare questo numero. Ora, vediamo come sono calcolati questi numeri, perché la curiosità è capire, ma questo n, quanto viene? Questa è la domanda da cui siamo partiti. Ovviamente per il numero di stelle nella nostra galassia, questo numero chi me lo dà? Me lo dà l'astronomia. E io so che questo numero è innanzitutto molto ben conosciuto e vale qualcosa tra 200 e 400 miliardi. Corretto ovviamente per che cosa? Per il numero di stelle che vengono formate di volta in volta nel nostro universo. Quindi questo è il nostro campione iniziale. Ora, devo vedere quante di queste stelle hanno pianeti, quanti di questi pianeti sono simili alla Terra e quanti potrebbero aver sviluppato la vita. Ovviamente una stima di questi parametri spetta ancora all'astronomia. Come? Per definire un pianeta simile alla Terra dobbiamo andare a vedere i parametri chimico-fisici di questo pianeta, la sua orbita, la sua temperatura, la presenza o meno di stagioni, la temperatura media, come vi ho già detto, e tutti gli altri parametri che mi possono dire se quel pianeta potrebbe essere o meno adatto ad ospitare la vita.
Come facciamo a calcolare questo numero? Oggi noi facciamo in astronomia la cosiddetta ricerca degli esopianeti. Cosa sono? Gli esopianeti, quello che noi facciamo con i nostri telescopi, con i telescopi in orbita, di cui il più famoso e il più preciso è Kepler, che è questo telescopio orbitante. A che cosa serve questo telescopio? Serve per cercare gli esopianeti, cioè i sistemi planetari, come il nostro sistema solare, ma che sono fuori dal sistema solare. Quindi, con questa stima, andiamo a vedere la presenza di sistemi planetari e cerchiamo i pianeti che sono nella cosiddetta zona abitabile. Ovviamente, se il pianeta che ruota intorno a una stella centrale, così come la Terra ruota intorno al Sole, questa stella centrale potrebbe essere una stella di tipo solare, una nana gialla, una nana rossa, una stella comunque massiva che è al centro di questo sistema. Come definisco un sistema in zona abitabile? Quello che mi devo chiedere, ovviamente, è che la temperatura sia giusta, che le variazioni, quindi l'orbita non sia troppo ellittica, ma soprattutto che l'orbita sia stabile nel tempo. Quindi questo pianeta ruota intorno a questa stella. Solo per curiosità, quando Drake ha scritto la sua equazione, nel 1960, non si conoscevano ancora gli esopianeti. Non erano stati identificati ancora esopianeti fuori dal nostro sistema solare. Noi oggi, grazie anche e soprattutto a quello strumento che abbiamo visto, Kepler, abbiamo identificato qualcosa come 1075 pianeti fuori dal nostro sistema solare in orbita intorno ad 813 stelle, quindi 813 sistemi planetari. Molti di questi pianeti, sfortunatamente, non sono in zona abitabile. È comprensibile questo? Pensiamo al nostro sistema solare, a come sono disposti i pianeti intorno al Sole. Noi sappiamo che l'unico che ha le condizioni adatte per formare la vita è solo la Terra. Tutti gli altri pianeti o sono troppo vicini o sono troppo lontani. Quindi capite come il numero di pianeti in zona abitabile sia molto più basso del numero di pianeti fuori dalla zona abitabile. Di questi ne abbiamo trovato uno, fino ad oggi, che è un ottimo candidato per ospitare la vita, che è noto con il nome Kepler-22b. Nome molto di fantasia. Perché si chiama Kepler-22b? Perché è stato scoperto dal telescopio Kepler, orbita intorno alla stella centrale che si chiama Kepler-22, che è la 22esima trovata da Kepler, b perché si trova nella seconda posizione partendo da questa stella centrale. Quindi non è assolutamente un nome romantico, è un nome principalmente scientifico. Questo è un pianeta roccioso, ruota intorno alla sua, a Kepler-22, che appunto è una nana gialla in 290 giorni terrestri. La sua temperatura è tra meno 11 e più 22 gradi, in funzione, non possiamo vederlo con questo telescopio, dell'esistenza o meno dell'effetto serra. Quindi abbiamo dei pianeti che potrebbero, in linea di principio, ospitare la vita. Però, come sappiamo, dobbiamo calcolare gli altri parametri. Avere un parametro, un pianeta di tipo Terra, non è sufficiente per dire si è formata la vita, altrimenti torniamo all'esempio del lancio della monetina. Mi esce testa, quindi se lancio una moneta esce testa. Dobbiamo calcolare gli altri parametri. Purtroppo noi abbiamo un'incertezza molto alta statisticamente perché possiamo affacciarci soltanto alla nostra Terra. Quindi se io guardo la Terra, dico la Terra è in zona abitabile, automaticamente si è formata la vita e è diventata vita intelligente. Questo non è sempre vero, quindi dobbiamo calcolare questi parametri. Questi altri parametri, capite, che non riguardano soltanto l'astronomia e la fisica. Immaginate, la domanda che ci siamo posti è: queste due civiltà devono esistere oggi? Ovviamente l'esistenza oggi, che corrisponde alla durata più o meno lunga di una civiltà intelligente, non dipende dalla fisica, purtroppo, dipende da tantissimi altri parametri. Noi oggi siamo qui. Immaginate quante volte abbiamo scampato, ad esempio, la probabilità che la nostra civiltà, tra virgolette intelligente, potesse arrivare ad autodistruggersi. O tra 10 anni, 100 anni, la nostra civiltà potrebbe passare intorno a qualcosa di pericoloso e quindi essere a rischio. Ma questo non dipende dalla fisica, non dipende dall'astronomia, dipende da considerazioni biologiche, sociali, antropologiche. Quindi capite che la stima di quei parametri che rientrano nell'equazione di Drake non è assolutamente banale. Detto questo,
quanto viene questa equazione, che è il risultato che a noi interessa? Nel 1960, usando le informazioni disponibili, Drake trovò n uguale a 10. Cosa significa? Significa che, da un punto di vista prettamente statistico, nella nostra galassia ci sono in media 10 pianeti con civiltà intelligenti in grado di comunicare con noi in questo momento. Questo è quello che ci dice la statistica. Possono esistere forme di vita aliene intelligenti? Assolutamente sì. Quante ce ne sono? Secondo questo calcolo statistico, più o meno 10. Se rifacciamo il calcolo con i nostri valori aggiornati, quindi dopo 50 anni di ricerca, troviamo n pari a 23. Quindi troviamo un numero che ci dice che queste forme di vita aliene intelligenti potrebbero assolutamente esistere. Fate attenzione però, perché l'incertezza di questo numero, che è calcolato statisticamente, è molto molto elevata. Purtroppo i singoli parametri sono conosciuti poco, quindi il valore di n, facendo considerazioni ottimiste o pessimiste, può variare tra 1 e 600.000. Non può essere minore di 1, perché nella nostra galassia ci siamo noi, quindi noi contiamo per 1 in quell'n. Però passiamo da assolutamente probabile ad assolutamente improbabile. Ora però, che cosa ci ha insegnato la statistica? Che possono esistere forme di vita aliene intelligenti fuori dal nostro pianeta. A questo punto dobbiamo andarla a cercare, che è l'altra domanda che dobbiamo farci. Scientificamente abbiamo capito, ok, queste forme di vita possono esistere. Ora la scienza, la ricerca, l'ha mai cercate? Se sì, in che modo? Allora, ragioniamo insieme. Supponiamo che questa civiltà esista. Non sto sparando cavolate, perché questo è un risultato compatibile con l'equazione di Drake, quindi la statistica mi dice che possono esistere. Come faccio a comunicare? Esattamente come si comunica tra due persone, ho due possibilità. Io parlo e qualcuno mi ascolta, o qualcuno parla e io l'ascolto. Quindi posso o parlare o ascoltare. Questi sono i metodi di contatto che ho oggi. Cerchiamo quindi di capire la scienza come si è approcciata al problema. Ruolo fondamentale l'avrà questo oggetto qui. Questo è il radiotelescopio di Porto Rico, gestito direttamente dalla Cornell University. È il più grande telescopio a singola apertura mai costruito, ha un diametro di più di 300 metri, e è stato costruito nel 1960 ed è ancora in funzione. Viene utilizzato per astronomia, radio e radar e anche per studi sull'atmosfera. Quindi abbiamo un problema scientifico, abbiamo uno strumento scientifico, andiamo a cercare queste eventuali forme di vita. Cominciamo col parlare. Abbiamo mai provato a parlare con qualcuno fuori dal nostro pianeta? In realtà sì, ci abbiamo provato nel 1974. Quando il telescopio, proprio il radiotelescopio di Arecibo, è stato utilizzato per inviare un segnale verso lo spazio e tentare un contatto. Questo segnale è stato mandato verso l'ammasso globulare M13, che è a 21.000 anni luce da noi. Questo segnale ovviamente è intercettabile lungo tutta la distanza che c'è tra noi e M13, quindi lungo tutti i 21.000 anni luce. Il messaggio che vedete qua riassume le nostre conoscenze e le nostre scoperte. Come vedremo, contiene molti aspetti riguardanti il nostro pianeta e la nostra civiltà. Ora, questo messaggio è stato realizzato proprio da Frank Drake, sempre lui, insieme a molti altri collaboratori. Se voi guardate questo messaggio, vedete semplicemente una sequenza di 0 e 1. Vi fidate? Vi ho detto che contiene il DNA, che contiene tutte le caratteristiche della razza umana. Cerchiamo di capire come. In realtà quello è un messaggio iconografico. I numeretti a 0 vuol dire bit spento, quello a 1 lucetta accesa. Se voi fate questo giochetto e accendete le lucine, trovate questo messaggio qua. È una matrice 23x73 bit dove ci sono raccolte queste informazioni. Quali sono? Sopra abbiamo i numeri compresi tra 1 e 10. Poi abbiamo i numeri 1, 6, 7, 8 e 15 che corrispondono a idrogeno, carbonio, azoto, ossigeno e fosforo, che sono gli elementi che entrano nella molecola di DNA. Subito sotto abbiamo la sequenza delle molecole del DNA per far capire all'eventuale razza aliena come siamo fatti e che cosa sappiamo della nostra, del nostro corpo, della nostra razza. Sotto abbiamo la doppia elica del DNA, facilmente riconoscibile. Poi abbiamo le informazioni sulla nostra razza, quindi un uomo,
l'altezza media e la popolazione mondiale al 74, ovviamente. Dopodiché il sistema solare, che quindi, se volete, è una sorta di mappa per trovarci, c'è il Sole centrale e tutti i pianeti, in modo tale da dare una mappa per farci trovare, e poi abbiamo il radiotelescopio utilizzato per inviare il segnale. Quindi noi abbiamo provato a parlare. Questo tentativo può essere considerato un vero tentativo di contatto? In realtà no. Personalmente vi dico assolutamente no. Perché? M13 è stata scelta per l'alta probabilità di contenere esopianeti di tipo roccioso, però questa, come abbiamo visto, era una stima, perché nel 74 gli esopianeti non erano ancora stati trovati. Quindi è stato un messaggio sparato verso una zona dove penso che più o meno potrebbe esserci qualcosa. Inoltre, questi pianeti erano proprio in prossimità di M13, significa che il segnale ci impiega 21.000 anni per arrivare, lo ascoltano, ci rispondono, ci vogliono altri 21.000 anni prima che arriva la risposta. Inoltre, come sapete, i corpi della nostra galassia ruotano intorno a quello al centro della galassia, dove c'è il buco nero che si chiama Sagittarius A. Quindi, tra 21.000 anni, quando il segnale arriverà a M13 si è anche spostata. Perché allora è stato inviato questo segnale? La risposta è molto semplice. Nel 74, proprio l'anno del messaggio, utilizzando il radiotelescopio di Arecibo, Hals e Taylor identificarono per la prima volta le stelle oggi note come pulsar. Quindi in realtà questo messaggio era una sorta di pubblicità progresso, scienza e spettacolo, che era stato inviato nello spazio per fare pubblicità al radiotelescopio e pubblicizzare questa importantissima scoperta che era stata fatta esattamente nello stesso anno. Quindi capite bene che il tentativo di parlare non è andato propriamente bene. Però abbiamo il secondo tentativo, quello di ascoltare. Proviamo ad ascoltare. Ora, pensiamo noi come fare questo esperimento. Voglio ascoltare un segnale che viene dallo spazio. Le domande a cui devo rispondere sono due. Vedete come si procede in maniera scientifica? Le due domande sono semplici. Quali segnali voglio ascoltare? Ma soprattutto, da dove voglio ascoltare questi segnali? Come sapete, i segnali elettromagnetici seguono uno spettro in lunghezza d'onda o in frequenza estremamente ampio. Non possiamo certo pensare di avere un rivelatore che ascolti tutte le frequenze provenienti da tutto lo spazio. Questo sarebbe impossibile. Devo raffinare, come si dice in scienza, la mia ricerca e trovare una zona e un tipo di segnale più probabile. Parliamo nuovamente di scienza. Questo che vedete, che cos'è? È lo spettro di emissione del nostro universo. Vedete che c'è questa banda, che è una banda molto piatta e in intensità più bassa rispetto agli altri. E inoltre in questa banda sono contenute le emissioni delle molecole di OH e di idrogeno. Ora, questa zona, questo segnale qui che va tra 1 e 10 GHz, è uno spazio molto buono per la nostra ricerca, perché non ci sono altri corpi che emettono. Se io voglio cercare un segnale e l'universo è pieno di segnali provenienti da qualcosa di quel tipo, lascio perdere, ho già perso in partenza. Quindi mi metterò in questa zona, quindi ho capito più o meno che tipo di segnale voglio vedere. Ora ho l'altro problema. Da dove lo voglio ascoltare questo segnale? Se uso un radiotelescopio, devo capire bene qual è il punto in cui devo cercare questo segnale. Come risolvere questo problema? Questa mappa riporta le stelle che hanno esopianeti e si trovano entro 60 anni luce da noi. Questa potrebbe essere una ricerca con bersaglio, come quella di M13. So che lì c'è un pianeta che più o meno potrebbe ospitare la vita, punto lì. Però, come dicono sempre gli astronomi, il nostro universo è omogeneo isotropo. Che cosa significa? Che questa distribuzione in realtà è omogenea dal punto in cui la guardo. Per cui un'indagine scientifica non presenta una direzione privilegiata, ma deve spazzare l'intero universo. Quindi capite che la ricerca è molto difficile. È stato fatto questo tentativo? Sì. Il più famoso ovviamente è il progetto SETI, che è un acronimo, molti di voi lo conosceranno, che sta per Search for Extraterrestrial Life. Progetto SETI è iniziato nel 74, sempre per volere di Frank Drake, ed è costituito da una rete di radiotelescopi che osservano l'intero cielo
però con segnali che sono tra 1 e 10 GHz, che sono quelli che a noi interessano. Inoltre, molti di voi conosceranno forse SETI ATOM, siccome il numero di dati che viene dai radiotelescopi è molto grande, il progetto SETI ATOM serviva perché ognuno di noi potesse donare spazio, comunque tempo, del proprio computer per creare il calcolo distribuito. Quindi tante CPU che lavorano in parallelo per analizzare questi dati. Ora la domanda è, abbiamo capito cosa dobbiamo cercare? Non sappiamo dove cercarlo perché dobbiamo spezzare tutto il cielo, ma dobbiamo farci un'altra serie di domande scientifiche. Spazzare tutto il cielo senza una direzione preferenziale praticamente è come cercare un ago in un pagliaio. Non so dove cercare. Quindi giro randomicamente in tutto lo spazio sperando forse di trovare qualcosa. Fate attenzione però. Non possiamo sapere in questo esperimento quando, ma soprattutto se, un segnale potrebbe essere captato. Inoltre, supponiamo che di registrare un evento. Ho trovato l'evento che cerco. Uno, solo una volta. Che cosa concludo? Che ho trovato forme di vita aliene? È come la moneta, tiro la moneta, esce testa. È esattamente la stessa cosa. Quindi capite quali sono le problematiche scientifiche di questo tipo di ricerca. Ora, perché vi ho fatto questa serie di domande? Fino adesso, comunque il progetto SETI sta prendendo dati dal 1974, cosa è stato trovato? Il 15 agosto del 77, uno di questi telescopi, Big Ear, che si trova in Ohio, che si trovava in Ohio, ha ascoltato un segnale che è questo. Questo segnale è noto come segnale WOW. Wow, perché viene da questa annotazione che il dottor Heyman ha scritto sul tabulato dei segnali del radiotelescopio proprio per lo stupore di aver visto questo segnale. Era un segnale breve, con un impulso molto energetico e era esattamente il segnale che io mi aspettavo per qualcosa, per un segnale proveniente da una forma extraterrestre intelligente fuori dal mio pianeta. Purtroppo il segnale non è mai stato ascoltato, neanche con strumentazione più precisa. Come faccio a dire che questo segnale è esattamente quello che mi aspettavo? Questo è Big Ear. Si chiama con questo modo perché, a differenza dei normali radiotelescopi, è fatto con queste due grandi orecchie, che sono in realtà ovviamente dei radiotelescopi, che però sono fissati a terra. Ora, un segnale extraterrestre poteva essere ascoltato soltanto per 72 secondi, perché questo ovviamente è fisso sulla Terra. Come fa a spazzare tutto il cielo? Lo spazza perché è la Terra stessa che si muove, che ruota. Ora, facciamo un esempio. Ovviamente il telescopio ruota con una certa velocità, che è quella della Terra, e ha questo rivelatore. Allora, se io mi sto spostando e lì c'è una sorgente che sta mandando un segnale, che succede? Che io comincerò a sentirlo, questo segnale, poi avrò un massimo, poi il segnale comincerà a scendere e poi non lo ascolto più. Da qui vedete la lunghezza dei 72 secondi. Quello era un segnale lungo, molto intenso, durava esattamente 72 secondi. Non è compatibile con nessun segnale prodotto da esseri umani o da sorgenti note nel nostro universo, quindi non c'è niente apparentemente di naturale, e ancora oggi, a distanza di 50 anni, non sappiamo cosa ha prodotto questo segnale. Probabilmente una soluzione razionale a questa, una spiegazione razionale a questo segnale esiste, ma ancora oggi non l'abbiamo trovata. Magari tra 10 anni troveremo una nuova classe di stelle o di corpi nel nostro universo che emettono segnali fatti in questo modo e potremmo dare una spiegazione. Ad oggi però un segnale l'abbiamo trovato, è compatibile con quello che ci aspettiamo? Cosa concludiamo? Assolutamente nulla, perché abbiamo un'incertezza che è, questo è proprio un tipico esempio di incertezza al 100%, ho un solo segnale. Non so cosa concludere. Dopo l'evento del 77, questo del segnale WOW, altri telescopi sono stati puntati in quella zona, ma purtroppo questo segnale non è stato mai più ascoltato. Quindi, cosa possiamo concludere? Quella è ovviamente ancora una parentesi aperta per il segnale WOW. Cosa possiamo concludere da questa nostra chiacchierata, praticamente? Ci sono state e ci sono ricerche scientifiche di
forme di vita extraterrestri intelligenti? Assolutamente sì, abbiamo visto tutti i vari tentativi, ma soprattutto abbiamo capito statisticamente che potrebbero esistere. Quindi non è assolutamente un'ipotesi barbina dire che queste civiltà potrebbero esistere. Attenzione però, ci sono prove dell'esistenza, prove scientifiche dell'esistenza di forme di vita aliene intelligenti? Al momento assolutamente no. Come visto, un'analisi statistica e probabilistica l'abbiamo fatta, include per questa analisi non solo astronomia, astrofisica, ma tantissimi altri settori della conoscenza. Per stimare infatti i parametri dell'equazione di Drake sono necessarie considerazioni molto diverse e alcune di queste hanno, dal punto di vista statistico, un'incertezza enorme. Quindi è estremamente difficile trovare una stima. Dunque, torniamo un attimo al paradosso di Fermi alla luce di quello che ci siamo detti. Dove sono tutti quanti? Da quello che ci siamo detti abbiamo varie opportunità. Non esistono, oppure sono da qualche parte nell'universo, ma in una regione troppo lontana da noi, o forse non nella nostra galassia, quindi non entreremo mai in contatto. A questo punto la domanda è: uno scienziato, un ricercatore, può credere a forme di vita aliene intelligenti? Assolutamente sì, ma questo è frutto soltanto di considerazioni personali. Ognuno di noi può avere la propria idea, giustamente. Non esiste una prova, ma non esiste neanche una smentita dal punto di vista scientifico. Quindi ognuno di noi è libero di credere o meno all'esistenza di forme di vita aliene intelligenti. Il mio punto di vista a questo punto, visto che ognuno di noi può pensare quello che vuole, vi dico anche il mio punto di vista. Altre forme di vita possono esistere, perché? Perché dal punto di vista scientifico non possiamo né confermare né escludere la loro esistenza. Quindi potrebbero esistere, ma da un ragionamento scientifico, non guardando i video dei dischi volanti su YouTube. Considerare gli esseri umani come l'unica forma di vita intelligente nell'universo, a mio avviso, è una considerazione un pochino troppo antropocentrica, cioè esiste la razza umana e basta, in tutto l'universo. Sarebbe abbastanza limitante pensare una cosa del genere dal punto di vista scientifico. Da un punto di vista scientifico, nuovamente, se la vita intelligente si è sviluppata sulla Terra, ovviamente potrebbe essersi formata ovunque, da qualche parte nel nostro universo, ma ad oggi non abbiamo avuto ancora modo, per i problemi che abbiamo visto insieme, di incontrarla. L'unico modo di procedere scientificamente qual è? Bisogna ovviamente andare avanti con la ricerca scientifica, studiare in particolare quello che c'è fuori dal nostro sistema solare e quindi incentivare la ricerca sugli esopianeti, e solo in questo modo, di volta in volta, come vi abbiamo spiegato oggi, portandovi e facendovi entrare nei nostri laboratori, le scoperte scientifiche avvengono un poco alla volta, e allo stesso modo in questo caso, poco alla volta, un piccolo passo alla volta, noi cerchiamo di capire come è fatto il nostro universo, perché si è formato, perché avvengono determinati fenomeni. Quindi questo è il compito della ricerca scientifica. Molte volte, come spesso accade, e permettetemi di dire che questa è la parte più divertente forse del nostro lavoro, ogni piccolo passo che facciamo o smentiamo quello che pensavamo di aver capito molto bene, oppure ci si aprono decine di altre domande. Questo è il bello. Quindi ogni volta noi aggiungiamo un mattoncino che molto spesso si sovrappone o va in contrasto con quello che già conosciamo. Quindi questa è la ricerca scientifica. Vi abbiamo fatto vedere anche un approccio scientifico a un problema che molti di voi forse pensavano non essere scientifico, ma soprattutto vi ringraziamo di essere venuti oggi in questo Open Day. Grazie mille. Certo. Ma allora gli americani, tutti questi dischi volanti stufo che parlano, che dicono che hanno visto, gente che sta a contatto, l'hanno rapita, l'hanno portata, gli hanno fatto è tutta una buffonata. Allora, quello che succede è che molto spesso per i casi di abduction, che in americano significa i rapimenti alieni, cioè quelli che vanno in televisione a dire io sono stata rapita,
io sono stata violentata dagli esseri, dagli extraterrestri, succede di tutto. Molto spesso in quel caso si parla di una sindrome particolare, medica, tale per cui le persone sono convinte e c'è un effetto di massa nel riportare un pensiero molto simile. Ad oggi tutti i video che girano in rete, i racconti che ci sono, di scientifico non hanno nulla. Come abbiamo visto, l'unico punto aperto scientificamente in realtà è quello del segnale wow. Su quello la scienza si ferma, alza le mani. Ho visto il segnale, non so ad oggi che cos'è, potrebbe essere questo, potrebbe essere altro, lo devo ancora capire. Quindi la scienza, questo purtroppo è un problema dell'approccio che molto spesso la scienza fa. Perché è importante una giornata come l'Open Day? Appunto per dimostrare, per far vedere alla gente quello che facciamo, ma soprattutto per far vedere quali sono i punti aperti della scienza. Oggi vi abbiamo fatto vedere la ricerca che facciamo. Facciamo ricerche su queste perché questa cosa non la sappiamo. Il segnale wow l'abbiamo visto, non sappiamo che cos'è, non ci stiamo arrendendo, continuiamo ad andare avanti. Però tutto quello che avviene molto spesso con, permettetemi di dire, trasmissioni speculative, è che si crea una disinformazione e un approccio molto negativo nei confronti della scienza. Quante volte avrete sentito dire anche in trasmissioni nazionali la scienza ci nasconde qualcosa, oppure chissà cosa stanno facendo, oppure hanno visto questo e non ce lo vogliono raccontare. Momenti come questo, come l'Open Day, servono appunto a creare un approccio, una connessione tra la ricerca e le persone, i non addetti ai lavori, come si dice. Appunto per scoprire le carte, far vedere quello che facciamo e cercare di evitare disinformazione come questa. Per esempio, scusa, l'altro fatto che si parla, per esempio, che le piramidi in Egitto siano state costruite con misure astronomiche, cose varie. Sì. Ma allora c'è stato un contatto tra i terrestri e gli l'antico Egitto, le civiltà dell'antico Egitto erano degli ottimi osservatori del cielo. Il fatto che le piramidi fossero costruite, che poi non è neanche, cioè sono costruite più o meno, la precisione non è come viene raccontata tante volte, come le stelle della cintura di Orione, è possibile. Come le vediamo noi oggi? Le vedevano loro, anzi, loro le vedono molto meglio di noi. Meno inquinamento nell'atmosfera, meno inquinamento luminoso, quindi loro erano degli ottimi osservatori. Pensiamo ad esempio ai Maya, hanno costruito i loro calendari guardando l'universo, guardando le stelle, e erano degli ottimi osservatori. Non avevano nulla di eccezionale se pensiamo a quello che noi conosciamo oggi, ma erano eccezionali se pensiamo a quello che conoscevano con gli strumenti che avevano. Esatto. Poi c'era un'altra domanda lì. No, io volevo chiedere, per me, no, dal punto di vista personale, sì. Non so se ha studiato dei fenomeni di ufologia, di filmati, l'ha presi in mare, l'ha documentati, c'è andato in laboratorio, l'ha visti bene, c'è tutti i filmati, cioè, ma ci sono anche quelli di adesso, come dire, sono extraterrestri, per carità, io dico il filmato, ma c'è anche dei filmati allora dei militari, di carabinieri, finanzieri, questi sono tutti visionari. No, allora, molto spesso... Cioè, sì, 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 chiarissimo. Assolutamente. Però ci sono dei filmati, secondo me veramente, non parlo di scientifici, perché ho studiato fino a 10 anni, con la verità, per l'esperienza personale, che in caso negli anni 60 esistevano.